Poracci, questa cosa è gravissima. Non c'è nessuno che mi ha scritto il titolo corretto del gioco di ieri. C'è chi si è avvicinato, ma neanche uno di voi ha scritto la risposta esatta. Quindi, oggi, seleziono un solo vincitore. Quello che contemporaneamente ci è andato più vicino, ma che ha anche sbagliato di proposito. Grande Nicola, che scrive Metal Wolf Poro. Così si fa. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi prima che sia troppo tardi. Con la chiusura degli eShop di Nintendo 3DS e Nintendo Wii U ci troviamo di fronte a uno scenario che possiamo definire tranquillamente come catastrofico. La dipartita di questi due negozi digitali significherà la scomparsa di centinaia di giochi e DLC, senza contare che saremo costretti a dire addio in maniera definitiva al concetto stesso di Virtual Console. Quindi prima che diventi troppo tardi, ho deciso di fare questo video per indicarvi tutti quei contenuti che a partire da marzo 2023 andranno persi per sempre. Oggi prenderemo in esame esclusivamente la libreria del Wii U e del suo eShop, ma se il video avrà un buon riscontro in futuro potremo fare la stessa cosa anche per il 3DS, staremo a vedere. Comunque, in ogni caso, prima di iniziare vi invito a indossare il vostro Power Glove di fiducia e a prendere parte alla conquista non violenta di internet.com in vista della fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche sul sito Viola per continuare dopo i video con delle live ovviamente ricchissime. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo da quei giochi di cui non esiste un'edizione fisica e sono presenti esclusivamente sull'eShop di Wii U, e il primo è Pool Blocks World. Si tratta di un puzzle game divertente e colorato dove per risolvere i vari rompicapi bisognerà spostare dei blocchi per creare nuovi passaggi. Il gioco è stato sviluppato da Intelligent System, di certo non gli ultimi arrivati, e consiste di oltre 250 livelli, sfide e anche la possibilità di giocare gli stage creati dagli utenti tramite l'editor dei livelli. Esistono altri tre capitoli per 3DS e se vi è capitato di provarli di sicuro non rimarrete delusi da World. Costa invece leggermente di più Affordable Space Adventures, circa 19€, gioco di cui vi ho già parlato nel video dedicato alle Hidden Gem su Wii U. Questo titolo indie è forse uno dei pochi esperimenti a sfruttare a dovere tutte le potenzialità del paddone della console e dava vita a delle partite multiplayer asimmetriche che potevano essere concepite solo su un hardware così peculiare. È un peccato che non si siano visti altri titoli del genere, cuciti su misura sulle caratteristiche della console. Un altro gioco a non aver mai ricevuto in edizione fisica è Dr. Luigi, una rivisitazione del classico puzzle game di Nintendo che di solito vede come protagonista Mario. La formula è sempre la stessa, anche se vengono aggiunte modalità particolari come Operazione L, dove nella schermata di gioco verranno inserite delle pillole a forma di lettera L, e c'è anche la modalità Virus Buster, pensata apposta per il gamepad. Se siete amanti dei puzzle game alla Tetris, questo è un recupero obbligatorio. NES Remix è una questione a parte. Esiste una collection fisica dei due giochi digital only su 3DS, ma ormai è parecchio ricercata tra i collezionisti. Su Wii U esiste una versione fisica, ma è limitata al mercato nordamericano. Quindi nelle regioni PAL, l'unico modo per recuperare questa divertentissima rivisitazione simile WarioWare dei grandi classici Nintendo è l'eShop. E molto presto anche questa opzione sparirà. Mini Mario & Friends è un gioco gratuito, ma più che altro si trattava di una mossa commerciale per pubblicizzare gli Amiibo, la salvezza di Nintendo durante il periodo buio di Wii U. Il gioco è sostanzialmente una versione ridotta all'osso di Mario vs Donkey Kong, solo che per poter utilizzare uno degli 11 personaggi giocabili ci sarà bisogno di scannerizzare il rispettivo Amiibo. Vi ricordo che anche i giochi gratis spariranno con la chiusura dell'eShop. Wii U e 3DS, in contemporanea, abbiamo avuto anche un episodio principale di Mario vs Donkey Kong, ovvero Tipping Stars. Sì, è vero, c'è stata anche una versione fisica del titolo, ma attenzione, questa non include né una cartuccia né un disco, ma solo un download code, fattore che renderà non riscattabile il gioco dopo marzo 2023. Se Mini Mario & Friends era un tentativo non riuscitissimo di capitalizzare sul successo degli Amiibo, Pokémon Rumble U era più o meno la stessa cosa, solo che al posto degli Amiibo
Amiibo fu lanciata una serie di figures dedicate esclusivamente al gioco, un po' come accadde per Skylanders e i vari giochi Toys to Life dell'epoca. Rumble U è un arena fighting game tutt'altro che impressionante, soprattutto dal punto di vista della realizzazione tecnica, ma anche in questo caso non esiste un'edizione fisica. C'è poi una selezione di giochi che sì, sono usciti in edizione fisica, ma già oggi sono ricercatissimi tra i collezionisti. I prezzi sono destinati a schizzare alle stelle una volta che le loro controparti digitali non saranno più disponibili. Guardate Wii Sports Club, ad esempio, gioco già adesso abbastanza raro nella sua versione fisica, ma che scommetto raddoppierà il suo valore in breve tempo, sia per la chiusura dell'eShop, ma anche a causa dell'interesse generato verso il brand dal nuovo capitolo in uscita. Game & Wario è un altro titolo inspiegabilmente costosissimo, che all'epoca non si filò nessuno, e tenete d'occhio anche Star Fox Guard, il tower defense che veniva venduto in bundle con la Collectors di Star Fox Zero. La Collectors inizia a costicchiare, mentre l'edizione non in bundle veniva venduta tramite code in a box, quindi diventerà superflua dal prossimo anno. Acquistare Guard su eShop potrebbe essere la soluzione meno dispendiosa e funzionale, se siete curiosi di provare questo spin-off. E per chiudere va citato anche Project Zero, Maiden of Blackwater, che sì, ha ricevuto recentemente una remaster, ma solo su Wii U ci sono dei costumi alternativi a tema Nintendo. Il problema è che il gioco uscì in edizione fisica solo in Europa e in una limited edition ad oggi molto rara. Quanto siete disposti a investire per gli abiti di Samus? Ma ora passiamo ai DLC, ai contenuti aggiuntivi disponibili solo su eShop, aggiunti in un secondo momento rispetto all'uscita ufficiale dei titoli. Ci sono almeno 3 download che non dovreste perdervi assolutamente. Il primo è quello dei data pack per Xenoblade Chronicles X, monumentale JRPG ad opera di Monolith. Il gioco metteva alle strette l'hardware limitato di Wii U, tanto che furono proposti gratuitamente una serie di DLC che permettevano di velocizzare di parecchio i caricamenti delle texture durante l'esplorazione dell'overworld. Un miglioramento netto rispetto alla versione base, che purtroppo andrà perso per sempre. Rimanendo sui contenuti gratuiti, su Wii U sono disponibili 2 DLC a tema Nintendo per Sonic Lost World, che aggiungono elementi e livelli ispirati a 2 iconiche serie della grande N, Yoshi e The Legend of Zelda. Si tratta tra l'altro di alcuni degli elementi meglio riusciti di tutto il gioco, perderne l'accesso sarà un vero peccato. E va citato per forza di cose anche Super Smash Bros. Per Wii U, il re dei DLC su questa console. Non siamo ai livelli dei 2 Fighters Pass visti su Ultimate, ma Smash 4 diede il via all'espansione graduale del roster con dei DLC che aggiungevano tonnellate di contenuti e anche alcuni stage che non sono presenti sul nuovo capitolo, una perdita da non sottovalutare. Ma a proposito di perdite, chiudiamo con quella più grave, la sparizione della Virtual Console. Sì, perché Wii U e 3DS erano l'ultima garanzia rimasta per potersi interfacciare legalmente ad oltre 30 anni di storia del videogioco, che a partire da fine marzo 2023 ricadranno nuovamente nell'oblio. Questo porterà a dei rincari assurdi nel mercato del retro gaming, e finché Nintendo non si deciderà a strutturare la sua offerta retro in modo sensato anche su Switch, possiamo tranquillamente affermare che la sparizione della Virtual Console è un evento catastrofico. E questi sono alcuni titoli retro che dovreste tenere d'occhio e magari acquistare prima che sia troppo tardi. Super Mario Advance 4 Super Mario Bros. 3 è un titolo unico, è il porting della versione di Super Mario Bros. 3 uscita originariamente su GBA. Il punto è che questa è l'unica versione ad integrare tutti i livelli che erano sbloccabili solo attraverso le carte dell'e-reader, una periferica mai uscita da noi in Europa. Sì, avete capito bene, questi livelli andranno persi per sempre, anche perché alcuni non sono mai usciti ufficialmente neanche in America. Allo stesso modo, Drill Dozer è un gioco che non è mai stato pubblicato in Europa a suo tempo, ma che era praticamente pronto per fare il suo debutto commerciale, cancellato all'ultimo istante. Su Wii U era stata resa disponibile la ROM originale della build finale, che comprendeva anche l'italiano tra le lingue selezionabili. Super Mario RPG era un altro grande vanto dell'eShop Wii U, un titolo importantissimo che segnò un momento cruciale tra Square e Nintendo, che non fu mai portato in Europa. Sì, è vero, lo potete trovare anche sul Super Nintendo Classic Mini, ma la comodità di averlo su uno store virtuale è tutta un'altra storia. E potrei andare avanti per ore, ad esempio solo su Wii U si possono giocare, senza problemi, senza bisogno di avere un NES, una Zapper e una TV a tubo catodico, Duck Hunt e Wild Gunman, così come ci sono alcuni titoli DS che rendevano accessibili a tutti funzionalità altrimenti bloccate dietro alle modalità online non più funzionanti.
o anche banalmente, volete mettere la comodità di disporre del vastissimo catalogo Wii? Sul serio, per me la perdita della Virtual Console e della retrocompatibilità estesa è un vero e proprio colpo al cuore. Quindi poracci, mi dispiace, ma dobbiamo chiudere la settimana così, con una nota un po' amara. Vi ringrazio comunque per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti. Magari anche voi avete da segnalare qualche titolo che va recuperato assolutamente prima che sia troppo tardi. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì per un nuovo video. Voi, mi raccomando, questo weekend riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Wii U, Michele eShop, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Quindi prima che diventi troppo tardi ho deciso fare...